le segni sotto la pressione di Fanfani e di un parlamentare di Foligno, che sa benissimo pure l'ex presidente della Cassa di Risparmio, nostro amico Pacifici, riuscì a bloccare tutto, per cui la Gazzetta Ufficiale non venne firmata da Segni, che partì per la Sardegna. E questo ritengo, a mio modesto parere, che lo debba sapere benissimo Loreto Lucchetti, che insieme al professor Dominici e al professor Piermarini era tra i maggiori esponenti della Democrazia Cristiana del tempo, che operò in grande segreto dando la notizia bellissima che venne resa nota dal sindaco del tempo, grande amico di Spoleto, nel 1960, Gianni Toscano, di cui io ero grandissimo amico, benché noi militassimo, senza essere iscritti a partiti, in due fazioni completamente opposte, come tra l'altro ha detto Bruno parlando del professor Antonelli. Ma ciò non toglie che la stima reciproca facesse sì che si operasse in favore di Spoleto. Allora vorrei che Lucchetti, che non ha citato questo fatto importantissimo che avrebbe determinato una svolta per la nostra città, dicesse se quello che io ho detto risulta vero o no. Ma risulta verissimo, l'abbiamo già pubblicato. Non è stato detto. È d'accordo. È la cosa più importante che venne fatta al tempo. A distanza di molti anni direi che è stato un errore, sarebbe stato un errore la creazione di una sottoprefettura. Io ero giovanissimo allora, abbastanza giovane. Oggi dico che bisogna aprire le province, per cui credo che tutto considerato. Ci sono altri interventi, altre testimonianze, non so se i figli di Giovanni. Prego. Parlo a voce, tanto che non riesco a sentire. Volevo ricordare Giovanni Antonelli come uomo che ha amato la città. Il momento in cui lui divenne presidente dell'Associazione Granatieri di Sardegna, e questa associazione fu molto utile con i rapporti con la caserma, per la presenza del Cencio e poi per la presenza ancora oggi dei Granatieri. Grazie. Presidente dell'Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna. Non aggiungo molte parole, sono Carlo, Giovanni e Margherita. Volevo soltanto dire grazie a tutti i presenti, grazie ai relatori, grazie anche agli studenti che sono venuti a sentire questa conferenza, ai quali sinceramente consiglio la lettura di questi statuti, che sono un po' difficilotti, diciamo, ne faccio un po' l'occhio alla lettura, un latino maccheronico così. Ma come maccheronico? Insomma, un latino un po' imbastardito, diciamo. Un latino mutarino, perfetto. Beh, non è il latino di Cicerone, però sono interessanti perché danno anche proprio la misura di come la città voleva concepire se stessa. Ecco, 800, grazie a tutti. Bene, allora ringrazio tutti i presenti e ci risentiamo, magari ci richiamiamo per un'altra occasione, diciamo così, importante per la città, per la cultura della nostra città. Arrivederci, grazie.